generar el partido como muy completo, muy positivo. Unas circunstancias que lo rodeaban, como comenté ayer, diferentes. Pero bueno, hemos iniciado el campeonato como creo que hicimos la temporada pasada, a un nivel muy alto, impidiendo que el Atleti pudiera generarnos peligro, con la dificultad que eso siempre conlleva, y creo que haciendo un partido muy completo en todos los sectores importantes del campo. Los laterales de nuestro equipo son muy importantes, no solo en la fase defensiva, sino en la fase de ataque, son los que muchas veces nos dan la amplitud y bueno, hoy creo que han estado muy bien, especialmente Sergi Roberto, que ha tenido que entrar de manera precipitada, pero ha jugado un partido muy completo, al igual que Jordi Alba también. Bueno, son posibilidades y maneras de evitar la presión de un equipo tan potente como el Athletic. Bueno, el fútbol es un deporte de contacto, hay siempre impactos y traumatismos, y en ese sentido no es que estemos siendo muy afortunados. Pero bueno, más allá no parece grave ninguna de las lesiones. Vamos a esperar a que los médicos en Barcelona vean, primero hagan el diagnóstico y luego veamos la duración y cómo evolucionan. Pero forma parte del fútbol, es un deporte muy exigente a nivel muscular, muy exigente a nivel físico. Y bueno, esta pretemporada, el hecho de empezar a competir tan pronto y algunos jugadores con menos días de preparación, I pues think in general it habla was a como de que complete puedas performance, hacer very estas positive cosas. performance. Pero bueno, veo al equipo muy bien con ayer con The diferentes, context was a little bit different pero this time around. bueno, hemos iniciado el campeonato But we started the como un campaign reto que hicimos la temporada pasada, a un the way nivel we muy did last alto, season, a very impidiendo que el high Atleti level. pudiera generarnos peligro, con la dificultad que eso We siempre tried to conlleva, create y chances with how creo que difficult that haciendo is, un but I think it partido was a complete positive performance in every sense. sectores importantes del campo. Los laterales de nuestro Our equipo fullbacks are very son muy important for us. importantes, no solo en la fase Only defensiva, sino en la fase not de ataque, son just los in que defense, permiten but also in amplitud, attack, they give y us width. bueno, hoy creo que han I think estado they muy played bien, very well today, especialmente especially Sergi Sergio Roberto, Roberto, que ha tenido who que had entrar de to come on manera precipitada, rather pero ha early, jugado un partido muy but he put completo, in a igual que great Jordi Alba performance as well, también. as did Jordi Alba. Bueno, son The posibilidades y ways maneras to de avoid evitar a la presión de un pressure equipo from tan a team like potente como el Athletic. Athletic. Bueno, el fútbol es un Football's a deporte de contact contacto, sport, siempre and there's always impactos y impacts and traumatismos, collisions. y en ese sentido nos We're not mantenemos being muy that muy lucky this alerta. season in that sense, Pero bueno, más but allá I no don't think parece either grave of the ninguna de las injuries seem lesiones. that serious. We'll see Como what digo, the son medical staff says posibilidades y tomorrow in maneras de Barcelona. que primero hagan el When we've got diagnóstico the y vean diagnosis, then we'll si see el how they equipo puede recover. evolucionar. Pero But it's forma part parte of del football. fútbol. El fútbol Football es un is a deporte very muy exigente a demanding nivel muscular, muy exigente a nivel sport físico. on a physical level, on a muscular Y level. bueno, esta pretemporada, el And the hecho fact de that we've had tener to que estar a start tope y competing algunos jugadores very con menos soon días this season without much preparación, preparation, pues I think perhaps parece that que means pues there's more risk that el these things can equipo happen. But I think the necesita team mucho are in tiempo con good diferentes posibilidades, con jugadores shape and there's good que venían players who come in and preparados. done the Sí, job. es un rival muy difícil. Bueno, van a llegar a la Supercopa y Saúca tenían un motivo, un mes d'extra per guanyar, i està clar que és un camp molt difícil, que ja costa puntuar, i més als 3 punts, i bueno, està clar que el lloc, pues, és veritat que bueno, no hem aconseguit fer jugades de mèrit, algunes sí que és veritat com la del gol, no? Però bueno, ha costat molt, també per al camp, pel tema del camp, estava molt sec i ha costat moltíssim, però bueno, quan no es pot jugar, pues, aquest lloc que a tothom, al Barcelona sobretot, li agrada, hi ha que treure molt coratge i molt cor, i la veritat que avui l'equip està molt solidari i molt bé, no? Bueno, m'he sentit molt bé, realment crec que he fet un bon partit, he jugat l'equip al màxim, era un partit molt difícil, que hem lluitat fins al final. Quan l'àrbitre ha pitat al final tots ens hem abraçat perquè és un camp molt difícil aquí al camp de l'Atlètic, començar amb aquests 3 punts sempre és bo i bueno, ens en portem això que començar amb bon peu. I, en aquest camp sempre és molt difícil, com tu has dit ara, veníem de jugar dos partits contra ells i encara no coneixíem la victòria, però bueno, avui ha sigut així, ens hem emportat els 3 punts i ja està bé començar amb aquest camp perquè si aconsegueixes els 3 punts ja no has de tornar més aquí i sempre és un camp molt difícil de guanyar. Bueno, sempre les baixes són preocupants per tots els equips. En aquest cas, avui el partit ha sigut el Sergio i el Dani, que són dos jugadors molt importants per nosaltres. Però bueno, si no estan ells, sortiran altres jugadors a fer-ho el millor possible per intentar ajudar l'equip i a seguir endavant. They're tough opponents. We played against them in the Super Cup and we had a bit of an extra motivation to win, but we knew it was a tough ground to come to and it's difficult to pick up points here, but we've got three. Perhaps we didn't play as well as we could have or created that many chances apart from the goal, but we played well. The ground, the pitch was tough because it was very dry. We perhaps weren't able to play that kind of football that everybody likes in the Barça like. But we had to resort to courage and bravery, and we did that.
I felt really good out there today. I think we played well. I gave everything. It was a tough game. We fought right till the end. I think when the referee blew the final whistle, we were hugging each other because we know how difficult it is to pick up 3 points away at Athletic. And that's what we have. It's always difficult at this ground. We had played 2 games against them and we hadn't beaten them, so it was important to pick up 3 points. So it's good to start and win here because you've got the points and you know you don't have to come back here, and it's always tough. Players missing is always tough for all teams. In this game we've got Sergio and Dani out injured, two important players for us. Toda esta filosofía del Barça, cómo era el club, ¿no? Desde que estuve en la Masía con los compañeros juveniles, hasta que he ido pues subiendo poco a poco en las categorías, como algunos de mis compañeros aquí. Y bueno, luego pues, he podido llegar al primer equipo, hacer realidad mi sueño, ¿no? De jugar en este club, que era el que siempre. Olele, olala, será el Barça es. Eccoci che siamo rientrati su RadioRomaFutura.it. Ci avete sentito un po' anche la voce di Pedro, ma quello lo sentiremo alla fine. È la registrazione, insomma, della conferenza, gli highlights, tra virgolette, della conferenza stampa che ha fatto Pedro lunedì al Camp Nou. Con me, ovviamente annunciato in precedenza, Giuseppe Deserio. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao Max, tutto bene Max, un saluto anche a Radio Roma Futura e ai barcellonisti che ci stanno seguendo questo pomeriggio, in questa trasmissione pomeridiana. Allora Giuseppe, io ho parlato nell'inizio insomma della partita di domenica, no? Una partita sofferta, difficile, dura. Però i 3 punti erano una cosa importante, secondo me più del gioco, e poi il carattere di questa squadra che, come ho detto io, forge lo spogliatoio e forgia a questi ragazzi che ancora hanno fame di vittoria. Possiamo dire che ci lasciamo alle spalle diciamo la sconfitta in Supercoppa come un errore che può capitare? Lo possiamo dire, oppure pensi che dobbiamo ancora lavorare e ci saranno dei problemi anche nelle prossime gare? No Max, io sono d'accordo con te, penso che la partita di Supercoppa possa essere archiviata. È stata una debacle della squadra, può succedere. Sicuramente è stata una sconfitta che ha fatto scalpore, perché danne dal Barça prendere tanti gol, però può succedere a qualunque squadra prendere tanti gol, perdere una coppa. Lo stesso Bayern Monaco ha perso la Supercoppa contro il Wolfsburg, per dire, cioè succede anche alle grandi squadre. Poi ripeto, l'Atletico Bilbao è una squadra sempre molto tosta, rognosa, l'abbiamo affrontata adesso anche per la terza volta, di nuovo al San Mamés, cioè stava diventando una partita veramente, io ho detto infatti, dicevo, speriamo non diventi un tabù questa squadra, perché la partita era difficile. Fortunatamente, guarda, io ho detto, ho visto, è stata la partita di Suarez, perché sì, è andato prima vicino al gol in un'altra occasione, poi dopo si era procurato anche il rigore, un'altra, e poi il gol mi è piaciuto tantissimo su cross di Jordi, perché poi Suarez è ambidestro, quindi con entrambi i piedi riesce a segnare questo gol al volo di sinistro, è stato molto bello, un gol di rapina, quindi è stata la sua partita e va bene così, anche perché siamo all'inizio, abbiamo affrontato all'inizio di nuovo il Bilbao, squadra pesante. Sicuramente abbiamo fatto una miglior figura rispetto a qualche altro che va a pareggiare 0-0. Oh, quindi, che aveva perso 1-0, perché il gol di Sanabria era buono. Perché il gol, esatto, che aveva perso anche. Quindi lasciamo perdere, meglio partire così, partire un po' in sordina, il gioco migliorerà col tempo. Dobbiamo fare, purtroppo, quello che peserà saranno le assenze, perché periamo Piqué per altre 3 giornate, poi anche se ho fatto comunque il ricorso. Vediamo come andrà sto ricorso, sì, perché sono curioso. Piqué ci spera, ha chiesto anche scusa, io spero almeno che gli tolgano una giornata, questo almeno. Lo fecero poi, con Pepe, lo fecero con Cristiano,
E attenzione, che non lo faranno con lei, con Piqué. È sempre quello il discorso, Max, è sempre quello il discorso. Purtroppo l'hanno fatto con lui, almeno una giornata gliela possono togliere al buon Piqué. E abbiamo, poi ci sono stati anche gli infortuni di Dani Alves e di Busi, che comunque un po' hanno preoccupato. Speriamo comunque, ecco, di riuscire a sopperire bene nelle prossime partite. Speriamo bene. Senti, ti è piaciuto? Dimmi intanto chi ti è piaciuto. Hai detto Suarez, vabbè, però di questi tre, no, voglio sapere da te chi ti è piaciuto di più tra Claudio Bravo, Vermaelen e Sergi Roberto. Allora, io ti posso dire che guarda, nel complesso non mi sono dispiaciuti tutti e tre insieme. Io ti posso dire che Vermaelen addirittura ho visto un... Vermaelen mi è piaciuto, sicuramente una prestazione molto migliore rispetto a quella precedente, anche perché evidentemente, allora, Vermaelen, partiamo dal presupposto che è un ottimo difensore, purtroppo la sua carriera è stata sempre un po' minata dagli infortuni, però il capitano dell'Arsenal, comunque al Belgio, nel Belgio ha sempre giocato a dovere. Il problema, ripeto, è sempre stato un po' gli infortuni, però questa partita l'ha giocata bene e mi è piaciuto. Soprattutto in un sondaggio che facevano su Twitter, addirittura lo vogliono confermare, cioè proprio come la sua presenza. Bravissimo, come... hai dato questa notizia che è riportata anche da Mundo Deportivo, che Mundo ha fatto un sondaggio. I lettori di Mundo dicono che vogliono Vermaelen come sostituto di Piqué sabato. Esatto, proprio per poter sostituire Piqué, perché effettivamente sembra essere quello più in forma e come sostituto migliore per giocare. Beh, io lo so, io sinceramente sono d'accordo, Giuseppe. Io lo farei, giocherei con lui e Mascherano centrali. Secondo me, io l'ho detto mentre parlavo della partita, secondo me la pronti via. Fare la partita con a fianco Mascherano è differente che pronti via fare la partita con a fianco Bartra, e questa è la differenza che c'è stata tra l'andata della finale di Coppa, di Supercoppa, e la partita di domenica. Certo. E poi, no, veramente sì, condivido la tua analisi, l'ho detto anche lui, a me sono stato molto contento e mi è veramente piaciuto Vermaelen, come mi è piaciuto Sergi Roberto. Però sai, certo, su Sergi Roberto io ero molto convinto che avrebbe fatto una buona prestazione, perché io ho visto tutte le partite del precampionato. Quando ha giocato lì, è vero che eravamo in amichevole, però ha giocato bene e mi sembrava in condizione atletica forse uno dei migliori, anche l'abbiamo visto nelle partite di Supercoppa quando è entrato. E quindi no, veramente la sorpresa, devo dire, per me la sorpresa è stata veramente Vermaelen. Poi su Claudio Bravo, io l'ho detto prima, Giuseppe, su Claudio Bravo, ragazzi, Claudio Bravo è più da più sicurezza di Ter Stegen nella difesa. Sì, ora come ora sì, è molto più, ma anche l'anno scorso, Max, quando certo dicevamo sempre in trasmissione è una sicurezza, è proprio una sicurezza Claudio Bravo. Ma secondo me dà anche sicurezza a tutto il reparto difensivo. Sì. La squadra si fida molto di Claudio Bravo, quindi per il campionato penso che sì, sia più adatto a giocare Claudio Bravo. Noi avevamo detto all'inizio forse potrebbe esserci un'inversione di ruoli, ma Claudio Bravo a 32 anni me lo tengo ancora lì perché mi dà sicurezza, e questo purtroppo è un fatto che non possiamo negare. Assolutamente. Poi inoltre, condivido Giuseppe, condivido l'analisi che hai fatto. Io ho detto prima, ho detto che probabilmente Ter Stegen non regge la pressione, paradossalmente, di andare in certi stadi dove c'è una pressione dagli spalti enorme, insomma. Sì, sì, cosa che ormai in Europa, diciamocelo,
in Europa si è molto più internazionalizzato, no? Quindi magari è un po' differente da quando vedevamo, tu magari manco eri nato, insomma, io mi ricordo l'Inter contro il Real Madrid vinceva, o contro gli italiani contro le squadre inglesi vincevano puntualmente in casa 1-2-0, poi andavano o a Bernabeu o al Camp Nou, oppure andavano negli stadi inglesi e perdevano 2-3-0, e lì è il fattore campo, no? Che metteva paura. Certo.